Simone Colombarini, che significato ha una serata come questa per te? È una bellissima serata, una serata in amicizia dove si incontrano tante persone che hanno costituito il passato della Giacomense, quindi si torna indietro nel tempo, ma fa sempre piacere vedere tanti amici, poi sono quasi tutti i miei coetanei, quindi anche per questo motivo fa doppiamente piacere. Questa partita è stata un'emozione perché alcuni amici e avversari, compagni, li avevo quasi rimossi perché dopo tanti anni che non ci si vede in un contesto del genere è comunque emozionante. È una grande emozione anche perché sono in tanti. Ma noi siamo stati tra i primi a mettere appunto le basi di quello che è stato un grande successo di quest'anno. Peccato che siate nati presto perché qualcheduno di loro, glielo dicevo prima, poteva benissimo giocare nella spalla anche in queste categorie perché erano veramente bravi. Qui c'è gente che è partita con me dalla terza categoria ed è rimasto con me fino all'eccellenza, vuol dire che avevano delle doti particolari, che erano dei grandi giocatori, perché non si possono scalare 3-4 categorie rimanendo protagonista, vuol dire che c'erano dei valori importanti. Una persona che sente molto le partite, che riesce a trasmetterti grande fiducia nei momenti in cui comunque le cose vanno bene e riesce a trasmetterti anche tanta serenità quando magari le cose non vanno così bene. E credo che tutto questo, questa magia sia tutta merito suo. Ecco. Ricordo una partita che abbiamo vinto, credo 5-0, è venuto negli spogliatoi molto arrabbiato perché avevamo giocato male. Non ci si dimentica insomma, dei propri ragazzi, insomma, abbiamo passato tanti anni insieme, abbiamo fatto un percorso bellissimo, abbiamo vinto tanto tutti quanti insieme. Insomma. Questa è stata una grande sorpresa che mi hanno fatto. Bellissimi ricordi, parliamo del 99, quindi tanti anni fa, però sono ancora freschi perché abbiamo vinto un campionato bellissimo, eravamo una famiglia allora, quindi siamo rimasti tutti in buoni rapporti, bene o male anche adesso, si vede da questa giornata. Insomma. Walter ha fatto veramente un miracolo sportivo, noi abbiamo fatto io ho fatto le prime due promozioni, ho giocato fino alla prima categoria e devo dire che Walter era così anche allora, cioè non è cambiato niente, aveva la mentalità quella giusta, ce l'ha sempre trasmessa. E poi dopo ci racconteremo poi mille cose insieme, quindi c'è già qualcuno che mi ha detto ti ricorderò come hai fatto ad incontrarmi, a portarmi a Masi, quello che mi hai detto, e quindi adesso passeremo una serata bellissima insieme. Sì, io gli auguro soltanto di non smettere di sognare, lui è così, non smettendo di sognare può trasmettere quell'entusiasmo che ha sempre trasmesso a tutti e credo che sia stata una delle armi vincenti della Giacomense prima e della SPAL successivamente. Sono stati anni importanti, anni che mi hanno fatto crescere, anni che mi hanno regalato delle gioie grandissime. 25 anni ero capitano di questa squadra, 25 anni ho vinto il campionato di promozione, siamo andati in eccellenza, ho fatto delle stagioni con tanti gol, è stato bello, sono stati dei ricordi bellissimi col presidente Mattioli perché è stato come un padre per me, ma sempre coinvolto in tantissime cose, tutto. No, è stato bello, lo porterò sempre nel cuore questi colori, questa maglia. È bellissimo riuscire a organizzare una cosa del genere e probabilmente ripeterla anche negli anni, perché comunque un pezzo della storia anche di quello che ha fatto la Giacomense e di quello che verrà la SPAL, come ha detto il presidente, che la matricola comunque che la SPAL porterà in Serie A sarà quella della Giacomense, per noi questo è di orgoglio e di grande prestigio. Che partita è stata oggi? Ti abbiamo visto in formissima. Bella partita. A parte qualche sfottò di qualche juventino, dai, diciamo che è stata una bellissima partita. Ho visto della gente molto in forma, quindi siamo contenti, siamo anche divertiti. Nessuno si è fatto male, quindi dai, è già tanto, visto l'età. Era un modo per ringraziare per me l'unica persona che in questo momento ha un merito che in pochi a Ferrara sanno, di aver portato una squadra dalla terza categoria alla Serie A. È veramente una sorpresa gradita, insomma, è emozionante perché rivederli tutti insieme, insomma, ti batte il cuore.
Ma quanto ti è sempre piaciuto giocare in questa Giacomessa, avere come presidente Mattioli, oppure è scomodo come presidente? Ma guarda, fortunatamente non è mai stato detto, perché non sono stato un grande calciatore. No, io sono stato uno di quei calciatori proprio bandiere, che ce ne sono pochi come Totti, solo che io l'ho fatto tutta la mia carriera in terza categoria. Io ho sempre giocato sempre solo nel quartiere, la Giacomessa l'ho incontrata da avversario, quindi è una soddisfazione particolare, però oggi essere qui insomma fa grande piacere, ma lasciamo stare il calcio giocato, che non è sicuramente la mia priorità. Sì, Mattioli ha sempre avuto la mentalità vincente, ha sempre avuto delle squadre forti, ma sicuramente non mi aspettavo che arrivasse così in alto, ecco. Però l'ho sempre seguito da quando non ci sono più con loro, però ho sempre seguito la squadra. È la persona giusta al posto giusto in questo momento.